Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovissimo video. Da come potrete vedere aspettate che sposto un po', da questo e questi oggetti, questo è un video unghie. Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram e a questo proposito vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, robs.beauty. Perché appunto ho messo un sondaggio nel quale vi chiedevo se foste interessate a un video in cui applicavo il semipermanente sulle mie mani. E appunto questo sondaggio ha avuto una risposta abbastanza positiva e quindi ho deciso di fare un video nel quale vi mostro come faccio il semipermanente. Quindi vi rinnovo l'invito a seguirmi su Instagram. Proprio perché su Instagram a volte pubblicherò dei sondaggi, a volte farò proprio delle storie dedicate magari a skincare o comunque cose al momento che quindi non finiscono sul canale, per cui seguitemi. Altra cosa importantissima, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Ma cominciamo subito, scendiamo nel dettaglio. Allora, per prima cosa ci tengo a specificare che io non sono un'onicotecnica, quindi questa cosa qui che vado a fare la faccio proprio a scopo così dimostrativo, ma non ho imparato a fare, cioè l'ho fatto da autodidatta, guardando dei tutorial, comunque magari delle volte quando ho fatto io le unghie da altre persone, guardavo come facevano su di me. Quindi sappiate che tutto quello che andrete a vedere non è di una persona che è una professionista, per cui lo faccio così, a scopo di intrattenimento. E quindi niente, per cui sappiate che non, appunto non sono una persona che si occupa di questo nella vita. Comunque, per cominciare è importante avere le unghie completamente pulite, quindi se avete messo dello smalto, comunque appunto ve le siete fatte magari anche prima, è importante rimuovere alla perfezione tutti i residui di smalto, comunque di prodotti che avete applicato sulle unghie affinché appunto il semipermanente possa attecchire per bene sulla vostra unghia. Poi, come seconda cosa, dobbiamo andare a limare la superficie dell'unghia, quindi qui, scusate, perdonate la luce, ma come sapete ci aggiustiamo con i mezzi che abbiamo. E con questa lima, che si chiama buffer, che è questo quadratino, andiamo sulla nostra unghia e andiamo a limarla un pochino, giusto per opacizzarla, di modo che appunto il semipermanente si possa aderire bene. Adesso andiamo a limare. Allora, a me piace molto ricostruire le unghie, fare le unghie. Proprio penso che le mani siano il biglietto da visita per antonomasia quando ci si vede. Ovviamente, vabbè. Il trucco, il make-up, i capelli, certo, però la mano è la prima cosa che uno dà anche quando si presenta banalmente, quindi a me piace che siano in ordine. Tempo fa facevo il semipermanente veramente spesso, anzi addirittura prima andavo anche proprio a fare la ricostruzione diversi anni fa. Poi ho iniziato a lavorare, purtroppo con il lavoro che faccio io, benché mi piaccia tantissimo, purtroppo non posso mettere smalti e non posso tenere la ricostruzione, perché lavorando in un asilo voi capirete che con i bambini l'attenzione a queste cose deve essere massima. Allora, vado anche sull'altra mano. E appunto, ho questi prodotti che sono veramente vecchi, quindi dovrei anche fare un rinnovo, però mi sono sempre tenuta proprio perché appunto lavorando non posso farmene sempre, anche perché poi considerate che il semipermanente ha una durata minima di 2 settimane e a volte, se comunque ne prendete di tipi che sono molto buoni, possono durare anche un mesetto. E
E quindi, cioè, lavorando dovrei tipo il weekend farmele e smontarmele la domenica sera, quindi non avrebbe senso. E ho preferito magari comprare smalti tradizionali, quindi quelli che possiamo togliere con l'acetone. Per cui questi qua li ho un po' accantonati, così come ho accantonato anche la ricostruzione con il gel e con la tip. Io le facevo da me, me le facevo con la tip, perché farla con la cartina, se non sei esperta, secondo me viene più complicato, perché comunque non, cioè, bisogna fare diversi passaggi, un po' elaborato. Comunque chissà, chi si fa la ricostruzione lo sa di che cosa sto parlando, mentre invece con la tip hai già la guida, devi solo dare la limata alla forma che come vuoi darti l'unghia, e poi è più semplice. Dunque, abbiamo limato la parte superiore delle nostre unghie. Adesso vedo se riesco a farvi vedere nel dettaglio, così capite cosa voglio dire. Allora, ecco le unghie che vi ho fatto vedere, cioè che le unghie limate. Come vedete sono più opache, se mette a fuoco, ok, sono più opache rispetto alla normalità. Adesso andiamo ad applicare il top coat. Ok, adesso andiamo ad applicare la base. Io utilizzo come prodotti questi qui della Elite 99. Questo qua è appunto la base. Questa marca qui la potete trovare su Amazon e costa veramente poco. Considerate che, allora, la base e il top coat all'epoca li avevo pagati sui 9 euro e qualcosa, 9,90 credo, vabbè, fate 10 euro. E poi i colori anche, dopo vabbè vi farò vedere nel dettaglio. Io li trovo molto validi, oltre che a essere veramente economici, quindi ve li consiglio. E niente, sono dei prodotti che potete usare tranquillamente, penso siano, danno delle prestazioni buone quanto quelli professionali, quindi vi consiglio di fare sempre uno strato sottile, perché poi tendono anche a formarsi tipo bolle d'aria, o comunque magari se ne mettete troppo poi uscite fuori dai bordi e rischiate che il prodotto vi vada dove c'è la pelle, e quindi poi sia più semplice il fatto che si possa staccare dai lati, e quindi, cioè, praticamente la vostra manicure vi duri nulla. E quindi appunto vi consiglio di metterne poco, il giusto, e via. Allora, adesso vado a mettere in lampada. Questa qui ha il timer di 120 secondi e di solito le faccio andare per finché non si spegne la lucetta. Questa lampada l'ho comprata su Amazon, costava 13 euro probabilmente. Comunque le trovate veramente a pochissimo su Amazon, e sono molto, io mi sono trovata sempre bene, quindi non ho avuto problema. Comunque, ragazze, farò prima una mano e poi l'altra, proprio perché appunto nel lavorarle mi è più comodo fare così, quindi l'altra mano magari non vedrete i passaggi, perché tanto sarà la stessa di questa, quindi non vi farò vedere tutto, sennò poi il video diventa troppo noioso. Comunque, scusate la luce, ma oggi è nuvoloso e in più io ho la luce gialla come al solito, per cui si vede malissimo questo video, me ne rendo conto. E ci vediamo quando ho catalizzato la base. Ok, allora, lo smalto, la base si è asciugata, quindi andiamo a mettere il colore. Allora, io ho pensato di fare un azzurro Tiffany, che poi adesso vi andrò a far vedere, e un oro. Non andrò a fare ghirigori, disegni, perché purtroppo non sono molto capace, quindi farò un monocolore. E quindi su alcune unghie magari farò il Tiffany e su un paio magari l'oro. Adesso vedo un po' come mi prende. Adesso vi faccio vedere. Come vi dicevo, appunto, uso questi qua di Elite 99, che trovate appunto su Amazon. Ci sono delle composizioni tipo di 4-5 smalti.
che praticamente pagate intorno ai 10-12 euro, quindi secondo me è molto più che conveniente. E infatti io li acquisto lì senza nessun tipo di problema. Comunque adesso vado a farvi mettere, cioè vado a farvi vedere come metto lo smalto. Allora andiamo a metterlo, sempre poco perché ovviamente... bisogna metterne poco, altrimenti appunto, come vi dicevo, tende a fare le bolle, il che non è per niente bello. Allora, ovviamente i colori più chiari, ragazze, ci bisogna di dare qualche passata in più, infatti penso che qui ci vorranno minimo 2-3 passate, perché i colori chiari infatti non li amo molto, proprio perché non danno una passata subito, una coprenza ottimale subito, però vabbè, non è un problema, diamo qualche passata in più. Il bello dello smalto in lampada è che appunto si fa in fretta a farlo asciugare, quindi si possono dare più passate evitando di fare pasticci. Allora, ho deciso che farò solo l'anulare dorato e non so, forse il pollice, adesso vediamo, ci penso un attimo. E ok, adesso, cioè, non si vede neanche nulla sulle dita, ma vi assicuro che ok, qui le abbiamo fatte. Ora vado a dare l'oro, già un po' più coprente. Mio Dio, mi stava volando tutto. Ok, l'oro già copre di più. Comunque il brillantino è un po' più texturizzato, infatti io li amo i colori brillantinati. Adesso poi vi faccio vedere dopo nel dettaglio come viene la mano terminata. Ok, allora qui ho dato la prima mano, vedete com'è? Adesso, no, da qui non si vede più nulla, raga, la luce è terribile. Vabbè, vi faccio vedere i colori dal pennellino se riesco. Allora, questo è l'oro, cerco di puntarvi la luce diretta, ma non si vede nulla. Scusatemi, è proprio penosa questa luce, vabbè. Vi farò vedere poi dopo magari uno swatch dei colori in qualche modo. Adesso vado a metterle nel fornetto così le faccio asciugare. Eccomi ragazze, allora ho fatto la prima passata, ho acceso anche la luce su perché l'immagine era pessima. Non so se potete vedere qui, comunque non si vede nulla, è come se non avessi messo niente. Infatti adesso andiamo a dare la seconda passata di colore. Come vedete appunto ho fatto solo il pollice e l'anulare dorati. Mi piace questo accostamento azzurro Tiffany e oro, molto molto carino. Tra l'altro sarebbe stato bello farci una French, ma io purtroppo non sono molto capace con queste cose. Disegnare, comunque essere precisa, fare linee, non è il mio forte, quindi diciamo che ho preferito lasciare perdere e vado sul semplice, tanto mi basta dare un senso alle mie mani, non necessariamente fare disegnini e ghirigori vari. E mi piace mettere il semipermanente perché, a differenza dello smalto tradizionale, è molto più semplice da stendere e il fatto è che si asciughi in fretta evita di fare paciocchi. Non so se capita anche a voi, magari nel momento in cui vi siete messi lo smalto vi chiamano per fare delle cose e tac, dopo 2 secondi avete già lo smalto sbeccato. Ecco, a me capita spessissimo, oppure penso di averlo fatto asciugare il tempo necessario, poi magari vado a fare qualcosa e tac, dopo altri 2 secondi lo smalto si sbecca di nuovo. Ecco, è una cosa che io proprio non sopporto, perché dopo tempo ed energie spese per fare una manicure mi piacerebbe che durasse almeno una settimana.
Invece in realtà non è proprio così, mentre invece quel semipermanente, visto che comunque è un tipo di smalto diverso, potete tranquillamente fare le cose subito. Comunque vedete, già si inizia a notare, cerco di portarvi, ecco qua, vedete, è già più nitido, si nota già di più. Adesso vado a metterle in lampada così le faccio asciugare. Ok, ho finito la seconda passata, ne darei una terza, così per scrupolo, visto che purtroppo, come vi ho già detto, il color Tiffany è bello e caro, però essendo chiaro meglio fare due o tre passate, giusto per essere sicure di aver coperto tutto quanto, perché appunto, ve l'ho detto, è un colore un po' così particolare. Un po' come anche i rosa chiari, infatti io adoro quei tipi di colori là, però un po' meno amo stenderli e quindi... Andiamo su di altra ennesima passata. Anche un'altra botta di oro, tanto già che ci siamo facciamo tre passate su tre e siamo a posto, benché l'oro comunque abbia una coprenza anche abbastanza buona con due passate, devo dire. Già la prima copre bene, però poi una seconda secondo me è giusta. Ok, vado a mettere in fornetto e ci vediamo poi dopo per fare la chiusura. Ok, eccomi, ho fatto andare le unghie in lampada, ho deciso, trovando degli stickerini, di attaccare un fiorellino qui sull'anulare, scusate, vi sto facendo il dito, non era mia intenzione, di metterlo qui sull'anulare, ti faccio vedere nel dettaglio qui di lato, che mi sembra molto molto carino, insomma, non so, mi sembra una bella idea. E adesso vado a metterci sopra il top coat, così appunto vi faccio vedere poi il risultato finale e andrò a fare anche l'altra mano. Adesso vi faccio vedere, prendo il top coat. Allora, lo sticker non l'ho attaccato con la colla perché sono sticker adesivi, quindi l'ho messo così senza appunto metterci nulla sotto, dovrebbe tenere abbastanza, spero e mi auguro. Vado a mettere il top coat sopra, così appunto andiamo a fissare il tutto, sigilliamo bene così siamo sicuri che tutto il nostro lavoro rimanga ok. Facciamo il pollice e siamo a posto. Non so voi, ma a me fare le unghie mi rilassa proprio, c'è proprio una cosa che mi piace e mi piace proprio tanto farla, mi dà quella cosa di rilassamento veramente, non so, meglio di un massaggio tipo. Ok, adesso vado a mettere le unghie nel fornetto e ci vediamo dopo al risultato terminato. Eccomi tornata ragazze con le mani fatte, tutte e due, questa è una e questa è l'altra. Adesso vi faccio vedere bene nel dettaglio, però comunque vi volevo dire che l'ultimo passaggio da fare è assolutamente andare a togliere la patina appiccicaticcia del top coat da sopra l'unghia, perché appunto, per chi non avesse mai utilizzato un semipermanente, rimane un po' appiccicosino se non lo sgrassiamo, tra virgolette, in gergo si dice sgrassare. E allora, c'è un solvente apposito, o se no, se non riuscite a reperirlo, basta utilizzare un solvente senza acetone, e io uso questo qua che potete trovare in qualsiasi negozio, appunto drugstore, tipo Acqua e Sapone, Lilla Pois, questi qua.
È consigliabile, vabbè, utilizzare appunto il solvente apposito, però io, visto che era un po' che non facevo semipermanente cose varie, ho optato per l'acetone, che comunque non va a togliervi il colore, come potete vedere è sempre lì. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio come sono venute le unghie e niente, poi ci salutiamo. Allora, ecco la mano destra. Come potete notare, qui le unghie sono più corte rispetto alla sinistra, perché purtroppo, essendo la mano che utilizzo maggiormente, queste due qui soprattutto sono quelle che si spezzano più frequentemente. Sono molto soddisfatta del risultato e inoltre mi piace il dettaglio del fiorellino. Se mette a fuoco, ve lo faccio vedere. Ok, ce la può fare forse? Sì, più o meno. Aspettate, e appunto niente, non va al focus. Comunque mi piace molto questa. Adesso vi faccio vedere la mano sinistra. Ecco qui la sinistra, qui forse riesco a farvi notare di più il fiorellino, ma non lo so perché questa fotocamera è un po'... Oddio, scusate, si è abbassata la luminosità, perdonatemi. Qui forse anche troppo. Ok, non si vede niente, ragazze, scusatemi. E comunque, questa è la mano sinistra. E insomma, mi piace molto questa manicure molto semplice. E niente. Eccomi qui ragazze, vi ho fatto vedere le unghie finite, adesso ve le faccio vedere qui così, ma la luce è quella che è, non si vede praticamente niente, perdonatemi. Cercherò man mano, adesso purtroppo è un periodo un po' funesto, perché non lavorando, facendo un tirocinio, non vengo pagata e quindi non posso neanche comprare attrezzature un po' più professionali, tipo un cavalletto, magari una ring light bianca. Quindi perdonatemi, per il momento dobbiamo arrangiarci con quello che c'è. Mi chiedo scusa se le immagini non sono il massimo, se appunto è un po' così amatoriale. Però comunque queste sono le mie unghie, spero vi siano piaciute, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono, se avete da darmi qualche altro consiglio, magari se siete pratiche o unicotecniche potete darmi qualche consiglio in più. Non sono perfette perché comunque sia, ve l'ho detto, io lo faccio a casa così per piacere mio, non perché io sia un'esperta. Però per essere così da principiante, comunque da persona che le fa da un po', però non è appunto del mestiere, a me piacciono. E quindi niente ragazze, fatemi sapere se vi sono piaciute le mie unghie, se anche voi cosa preferite, smalto semipermanente, ricostruzione, smalto normale, fatemi sapere qui sotto nei commenti. E ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e mi raccomando andatemi a seguire su Instagram robs.beauty, perché lì ovviamente, come vi ho detto, pubblicherò cose che qui su YouTube magari non riesco perché non sono in tempo reale, quindi lì potete seguirmi e vedere un po' cosa faccio appunto su Instagram. Vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi abbia intrattenute e ci vediamo al prossimo, ciao!